Benissimo. Grazie Robert per questa splendida lezione che ci ha fatto anche leggere con occhi diversi frasi che abbiamo letto tante volte da chimici, almeno da parte mia. Quindi adesso vorrei chiamare il professor Pacchioni, Gianfranco Pacchioni, professore ordinario all'Università Bicocca, grande esperto di chimica teorica e computazionale, studioso di superfici, di ossidi e metalli, però anche divulgatore. In questi ultimi anni infatti ha scritto importanti libri di divulgazione scientifica, tranne tipo Scienza Quo Vadis e l'ultimo Sapiens. Oggi ci presenterà la sua lecture, che ha il titolo Dalla genetica all'intelligenza artificiale, le geniali intuizioni di Levi sul destino del Sapiens. Prego. Grazie Angela, grazie soprattutto per aver organizzato questa fantastica occasione. Sono stati tre giorni, in realtà il primo non c'ero, veramente interessanti. Io oggi voglio andare a toccare un tema un pochino diverso. E prima vorrei ovviamente congratularmi con Vincenzo per questo premio che è assolutamente meritatissimo e di cui sono assolutamente felice. In questa chiacchierata su Levi, io non sono uno studioso di Levi, voglio riportare delle sensazioni personali. Io ho letto i suoi racconti quando sono stati pubblicati, ed ero giovane, e poi nel corso degli anni, parlando dei racconti fantastici, cosiddetti, di cui si è parlato anche ieri, mi sono reso conto come alcune delle cose che lui aveva narrato si erano puntualmente realizzate. E allora a un certo punto ho deciso di raccogliere una decina di questi racconti e di far vedere su base documentale come in effetti le cose che lui aveva descritto 50-60 anni fa si fossero tradotte in realtà. E questo ha dato luogo a questo libro, il cui titolo è L'ultimo Sapiens, perché il titolo lo dirò alla fine, che però ha questo percorso, diciamo, narrativo. I racconti di cui parlo sono raccolti nei due libri Storie naturali e Vizio di forma. E ieri c'è stato l'intervento appunto di Federico Pianzola sull'aspetto fantastico e della fantasia, diciamo, in questi racconti. A me però preme oggi, diciamo, far vedere o far emergere un elemento che secondo me è stato poco, diciamo, valorizzato. Levi in questi racconti ha cercato anche di darci degli avvertimenti come umanità su come la scienza e le tecnologie potevano in qualche modo indurre dei rischi. Allora, il primo racconto di cui voglio occuparmi si chiama Fin di bene ed è riportato in Vizio di forma. La storia è la storia di un ingegner masoero, il quale è responsabile della rete telefonica nazionale, che a un certo punto comincia a dare dei malfunzionamenti. Abbonati vengono messi in contatto in maniera casuale, diciamo, rispondono numeri diversi a quelli fatti, cioè cose di questo genere. Masoero comincia a fare delle indagini per capire quello che era successo, e l'unica cosa che era accaduta è che la rete nazionale era stata connessa con le reti telefoniche europee. Leggiamo: la rete aveva raggiunto una consistenza numerica tale da comportarsi da centro nervoso. Non come un cervello, certo, o almeno non come un cervello intelligente. Tuttavia era in grado di eseguire qualche scelta elementare e di esercitare una minuscola volontà. La rete, nel varcare la soglia della coscienza, forse solo quella dell'autonomia, non aveva rinnegato le sue finalità originarie: permettere, agevolare ed accelerare le comunicazioni tra gli abbonati. Il racconto va avanti perché cercano di capire cosa stia accadendo. In realtà i malfunzionamenti peggiorano, diciamo, il problema si aggrava, e l'unica cosa che riescono a capire è che riguarda tutte le reti, diciamo, europee. Continua il racconto. La rete avrebbe potuto trasformarsi in un vasto e rapido organo di relazione, una specie di sterminata agenzia che avrebbe potuto soppiantare tutti i piccoli annunci di tutti i giornali d'Europa, combinando con velocità fulminea vendite, matrimoni, accordi commerciali e rapporti umani d'ogni sorta. Ora, questo, diciamo, è una descrizione piuttosto puntuale di quello che noi oggi viviamo e che è nato con Internet, ma è stato scritto 50 anni prima o 40 anni prima che Internet nascesse. Continua sempre il racconto. Parlava ormai correttamente tutte le lingue ufficiali e vari dialetti, evidentemente attingendo lessico, sintassi e inflessioni dalle innumerevoli conversazioni che essa intercettava senza sosta.
si intrometteva dando consigli non richiesti anche sugli argomenti più intimi e riservati, riferiva a terzi dati e fatti casualmente appresi. Ora, l'attualità di questa frase e il concetto che c'è dietro è quello del machine learning, dell'autoapprendimento, dell'algoritmo che autoapprende. È il tema dell'intelligenza artificiale di cui oggi si sta parlando moltissimo, che è contenuto in questo racconto. Ora, adesso non voglio dilungarmi sui temi dell'intelligenza artificiale, però è evidente che se noi sapiens siamo arrivati a dominare il mondo e a essere, diciamo, praticamente a controllare tutte le specie animali e anche vegetali quasi, non lo facciamo, non l'abbiamo fatto perché siamo più diciamo, abili nella corsa o resistiamo meglio ai climi freddi o saltiamo più in alto. L'abbiamo fatto perché siamo più intelligenti delle altre specie. Se un domani ci dovesse essere una intelligenza superiore alla nostra, beh, è chiaro che si pongono delle questioni importanti sulla, diciamo, continuità. Ora, su questo tema vorrei citare il fatto che oltre agli sviluppi algoritmici ci sono anche gli sviluppi degli strumenti. Questo è il computer quantistico, che è un, diciamo, oggetto che viene di sviluppo. Google annuncia nel marzo del 2018 di avere il primo computer a 72 qubit, ma è di un mese fa l'annuncio di aver raggiunto la cosiddetta quantum supremacy, cioè per la prima volta un computer di fatto è in grado di affrontare un problema complesso molto più rapidamente di un computer tradizionale. Quindi il computer quantistico affiancherà e renderà sempre più potenti gli sviluppi dell'intelligenza artificiale. Vediamo al secondo racconto, che è l'ordine a buon mercato da storie naturali. Questo è il racconto che mi ha sempre affascinato perché è molto vicino alla sensibilità di un chimico. La storia ha come protagonista, come molti di voi sanno, questo signor Simpson, che è il venditore della NATCA, questa società americana, che sforna, diciamo, novità tecnologiche a raffica. E qua il signor Simpson illustra questo oggetto che è il mimete. Il mimete è un duplicatore. Badate che di nuovo siamo negli anni 60, cioè non c'erano ancora neanche le fotocopiatrici negli uffici, però lei vi descrive questa cosa e vediamo come funziona. È un duplicatore di documenti. Il signor Simpson mostra questa cosa a Gilberto, che è il suo interlocutore. Gilberto racconta, dice, ricreava in tutto e per tutto il documento, le sue imperfezioni, le fibre, le lacerazioni, le macchie, in un processo di duplicazione in cui nella esatta posizione di un singolo atomo del modello viene fissato un atomo analogo estratto dalla miscela di alimentazione, carbonio dove era carbonio, azoto dove era azoto e così via. Si trattava veramente di una tecnica rivoluzionaria, la sintesi organica a bassa temperatura, l'ordine dal disordine, in silenzio, rapidamente e a buon mercato. Il sogno di 4 generazioni di chimici. Sì, perché la macchina fa una scansione del documento e, attingendo degli elementi chimici, la riproduce identica a se stessa nel secondo comparto. Gilberto si fa lasciare questa macchina fantastica e comincia a giocarci. Prende un orario ferroviario, lo mette nel comparto A e tac, viene riprodotto l'orario ferroviario, quelli gialli che c'erano a quell'epoca, nel comparto B. Prende un dado, lo mette nel comparto A e lo duplica, un dado da gioco. Leggiamo. Introdussi il dado nella cella A ed attraverso il vetro osservai con attenzione quanto avveniva nella cella B durante la duplicazione. Il dado si formava gradualmente, a partire dal basso, per sottilissimi strati sovrapposti, come se crescesse dal fondo della cella. Ora, questa è la descrizione puntuale di che cosa? Di una stampante 3D. Quindi siamo 50 anni oltre, 30 anni prima che uno la pensi la stampante 3D e 50 anni prima che venga realizzata. Questa è una delle rivoluzioni a cui stiamo assistendo, che cambierà anche il modo di produrre le cose e quindi porterà delle innovazioni tecnologiche molto profonde. Ma il racconto va avanti perché Gilberto è un uomo e come tale curioso. Comincia a domandarsi, ma va bene, duplica un po' di cose, duplica di diamanti, duplica una banconota, gli riesce, però insomma alla fine non è poi così divertente. E se io mettessi dentro qualcosa di vivente? E prova con una mosca e in effetti duplica una mosca. Poi va in giardino, prende una lucertola intorpidita perché è inverno, la mette nel comparto A e produce una lucertola duplicata che muore poco dopo, alle ossa molli, si rende conto che manca il calcio, mancano degli elementi chimici. Scrive la NATCA, si fa mandare dei nuovi elementi, va in garage, cambia la dimensione del mimete, ne fa una versione grande, è pronto per duplicare una persona.
A questo punto non sa chi duplicare e decide di duplicare la moglie, Emma. La addormenta e la duplica. Era nata dormendo, poiché il mimete aveva duplicato anche il sonnifero che correva per le vene di Emma prima, e si era svegliata sapendo di essere Emma Perosa Ingatti, unica moglie del ragioniere Gilberto Gatti. Ricordava bene tutto quanto Emma prima ricordava bene e male tutto quanto Emma prima ricordava male. Ecco che la vita di Gilberto cambia, inizialmente è felice, lui è un entusiasta, ha due mogli, Emma prima e Emma seconda, per un po' tutto funziona bene, poi le due Emme cominciano a differenziarsi, i loro gusti a cambiare, la vita si complica, diventa sempre peggio, a un certo punto sparisce dalla circolazione, gli amici non lo vedono per mesi, finché un giorno uno lo incontra e dice: ah Gilberto, dove sei? Tanto che non ti vediamo, come va? E lui dice: ah Gilberto è un genio. L'amico dice: ah beh, vedo che sei modesto. Dice: no, no, Gilberto primo, io gli assomiglio molto, ma esisto soltanto da sabato scorso, perché si è duplicato anche lui, adesso siamo due Gilberti e due Emme e siamo in parità. Il racconto è divertente, ma a mio avviso anticipa dei temi estremamente importanti. Innanzitutto dalla stampante 3D siamo passati alla biostampante 3D. Oggi con questa tecnologia in cui vengono deposte delle cellule, noi siamo in grado di costruire degli organi artificiali. Ci sono già esempi importanti, diciamo, di persone a cui cartilagini, parti di bronchi sono state rimpiazzate avendo le prime biostampate con delle cellule provenienti dallo stesso organismo. Ma l'idea di prendere un organismo vivente e duplicarlo identico a se stesso è il concetto stesso di clonazione. E anche qui il primo mammifero clonato, siamo nel 1996, la pecora Dolly, quindi molto molto prima dell'idea di Levi, e nel 2018 per la prima volta vengono duplicati, cioè vengono clonati dei primati, queste due scimmiette che vedete di sotto. Veniamo al terzo racconto di Levi, il cui titolo è emblematico, è molto chiaro, I sintetici, è tratto di nuovo da Vizio di forma. Qui il protagonista è un ragazzo, si chiama Mario, è molto bravo a scuola, è uno dei primi della classe, però ha un problema, diciamo, non gli piace farsi vedere quando si spoglia in palestra per andare a fare ginnastica, e non è perché sia pudico o diciamo timido, è che gli manca l'ombelico, e non mancandogli l'ombelico lui, diciamo, vive un'avversità, si sente diverso, e questa diversità lo fa, diciamo, appunto anche apparire un po', diciamo, diverso agli amici, che cominciano a parlare tra di loro. Ecco che qua due di loro commentano: hai mai sentito parlare della pillola e della provetta e della siringa? Bene, è così che è nato Mario e diversi altri come lui. Non è nato in un ospedale, ma in un laboratorio. È una specie di incubatrice come quelle per i pulcini, con dentro tante provette. Mettono delle pillole nelle provette, rosse per avere dei maschi e blu per avere delle femmine. I due ragazzi continuano a parlare tra di loro. Hanno una specie di codice, insomma come un menù dove i genitori, ma non solo proprio i genitori, insomma l'uomo e la donna che vogliono avere il figlio, scelgono gli occhi, i capelli, il naso e tutti i dettagli. Mario comincia a capire che intorno a lui, cioè, i compagni lo stanno un po' emarginando, isolando, il suo rendimento scolastico peggiora, l'insegnante se ne accorge, lo convoca, gli chiede cosa c'è che non va. Non sei come gli altri, perché? In cosa ti senti diverso? Rispose l'insegnante. Semmai sarei diverso in meglio se tu fossi l'ultimo della classe. Non è questo. Io sono diverso perché sono nato diverso. Ma sei nato come? Sono sintetico. Questa è la conclusione del racconto, e anche qui uno può immaginare, diciamo, un racconto divertente, ma io in realtà penso che Levi conoscesse molto bene gli sviluppi della biologia molecolare di quegli anni, 1950, cioè gli anni 50, la struttura del DNA, ma sono gli anni in cui c'è il caso e la necessità di Jacques Monod, si viene a comprendere che noi siamo degli organismi biologici di fatto governati da degli algoritmi che sono codificati in quella fonte di informazione che è il DNA. Il DNA con i suoi geni, il suo genoma, contiene tutte le informazioni e noi non siamo altro che una ripetizione di, diciamo, processi che avvengono grazie a queste informazioni codificate.
Questo è estremamente importante perché ovviamente, diciamo, che cosa è successo da quando Levi ha scritto questo racconto ad oggi? Nel decennio dal 90 al 2000 è stato sequenziato il genoma umano, quindi per la prima volta il nostro libretto di istruzioni è stato in qualche modo diciamo, aperto e diciamo, codificato. Ma quello che è accaduto sono cose straordinarie nel campo della biologia molecolare. Questa è la, diciamo, tecnica CRISPR-Cas9 introdotta nel 2013 che consente, diciamo, di editare, di modificare il DNA sostituendo un gene, rendendo la tecnica molto più facile di come non fosse prima e molto più potente. Ed è dell'ottobre del 2019, quindi recentissima, un'evoluzione di questa tecnica chiamata PRIME, che rende ancora più preciso, più accurato queste tecnologie. Quindi siamo oggi in grado di modificare il DNA degli esseri viventi. E non a caso, già nel 2017, questo è un lavoro comparso su Nature, embrioni umani hanno avuto il patrimonio genetico modificato in quanto erano portatori di una malattia cardiaca di origine genetica. Attraverso questa tecnica CRISPR-Cas9 questo gene è stato rimosso, gli embrioni poi sono stati soppressi perché le attuali regole etiche impediscono di portare a sviluppo un embrione umano. Ma tutti avevamo sentito che l'anno scorso un ricercatore cinese ha annunciato di avere portato a sviluppo degli embrioni, sono nate quindi due gemelle, due persone che hanno il patrimonio genetico modificato. Quindi esistono già due sapiens che hanno, per la prima volta nella storia dell'umanità, un patrimonio genetico modificato da altri sapiens. E questo è un lavoro, che è pubblicato di nuovo su una rivista importante, la rivista Science, del gruppo di Kreitwanger. Che cos'è? È un batterio interamente sintetico. È stato progettato al computer, sono stati presi gli aminoacidi fondamentali, è stato sintetizzato il genoma, clonato, isolato, traspiantato, se viene alimentato si duplica ogni 3 ore, ha un genoma molto semplice, ma è vita sintetica. Ecco dal racconto di Levi. Ultimo racconto che voglio trattare, trattamento di quiescenza. Trattamento di quiescenza è l'ultimo racconto di storie naturali. Anche qui torna il protagonista, il signor Simpson, questo diciamo venditore della natca, ormai vicino alla pensione o in pensione, e qui descrive due strumenti. Il primo è trattato in poche righe, dice l'Andra, che è un congegno rivoluzionario. Si fonda su una comunicazione diretta fra i circuiti nervosi e i circuiti elettronici. Sottoponendosi a un piccolo intervento chirurgico, è possibile, ad esempio, azionare una telescrivente o guidare un'auto solo mediante impulsi nervosi, senza l'intervento dei muscoli. Bene, se guardiamo quello che è accaduto da quando Levi scrive queste cose, 1966, l'anno di pubblicazione, ad oggi, la capacità di impiantare elettronica, diciamo, miniaturizzata, biocompatibile nell'organismo umano, è cresciuta in maniera straordinaria. Ci sono oggi 300.000 persone al mondo che hanno riacquistato l'udito grazie ad impianti cocleari artificiali, microchip al posto della coclea. Ci sono persone paraplegici che hanno ripreso, che sono in grado di comandare un arto meccanico robotico semplicemente grazie a degli elettrodi impiantati nel cervello o addirittura in grado di muovere un intero esoscheletro. È chiaro che per persone che hanno perso certe funzionalità questa è una cosa straordinaria. Però oggi si va già oltre, si parla di potenzialità aumentate, cioè grazie all'integrazione dell'uomo e dell'organismo biologico con dispositivi elettronici potremo in futuro fare cose che oggi non siamo in grado di fare. Ci sono già persone, circa 20.000 al mondo, che hanno deciso di farsi impiantare un microchip sotto pelle semplicemente per pagare l'abbonamento del treno o per farsi riconoscere sulla porta di casa. Il tema di quello che è avvenuto in questi ultimi 10-15 anni, nel tema del rapporto tra cervello, neuroscienze e macchina, è straordinario. Oltre a questi fenomeni, quindi io oggi ci sono persone, esperimenti fatti anche su scimmie, che sono in grado di comandare tramite il cervello dei bracci robotici per via per il tramite di un computer, quindi queste cose sono già avvenute, aprono anche degli interrogativi, perché se io con un cervello posso comandare un computer, beh, forse posso fare anche il contrario, con un computer posso trasmettere degli impulsi e dare degli ordini a un cervello.
Anche questo è stato realizzato. Questi sono degli esperimenti fatti su dei topi, dove sono stati introdotti degli elettrodi in particolari zone del cervello, e i topi sono stati teleguidati, si chiamano roborat. Di fatto è stato imposto loro di fare cose che ai topi magari non piace tanto fare, come gettarsi da una certa altezza, ma anche di stimolare sensazioni di appagamento, di piacere o di mancanza di stimoli, per esempio di fame, pur non avendo mangiato. Tutto questo grazie all'interazione macchina-cervello. Ma torniamo al racconto di Levi, e il protagonista del racconto è un altro dispositivo, ed è il Torek. Il Torek è di fatto un casco che una persona si può indossare, e con questo casco vive delle sensazioni registrate su un nastro, e sensazioni che ha provato un'altra persona prima di lui. Il Torek invece non esige nessun intervento cruento. La trasmissione delle sensazioni registrate sui nastri avviene attraverso elettrodi cutanei. Il foratore non ha che da indossare un casco e durante lo svolgimento del nastro riceve l'intera e ordinata serie di sensazioni che il nastro stesso contiene. Sensazioni visive, auditive, tattili, olfattive, gustative, cinestetiche e dolorose. Ecco che il racconto è bellissimo, il signor Simpson comincia a illustrare all'amico le potenzialità di questa macchina e comincia a fargli provare vari nastri. Dice, guarda, prova questo della serie Sport. L'amico si mette il casco e si ritrova in un catino di gente vociante, gli fa male una caviglia, sta correndo su un prato verde, vede a un certo punto uno che ha una maglia dello stesso colore della sua che calcia una palla da destra, lui si lancia d'impeto, calcia sulla palla e la palla si infila sotto la pancia del portiere, entra in rete e lui ha segnato un gol in Serie A. Una scarica di adrenalina lo attraversa e si ritrova seduto in poltrona. Ha provato un'esperienza che penso pochi di noi qui dentro abbiano provato, quella di appunto di riuscire a segnare un gol in Serie A perché qualcuno aveva fatto questa esperienza e l'ha registrata sul nastro. Dopodiché il signor Simpson dice, guarda, prova questo nastro della serie Epicuro, della serie gialla, ogni gruppo di nastri ha un colore. L'amico si mette il casco in testa e si ritrova ad avere una sete pazzesca. È consapevole di essere un disoccupato di Salt Lake City, che è stato pagato per non bere per 3 giorni, è stato portato in un deserto e ha una sete bestiale, ma sa che tra poco gli daranno l'autorizzazione a bere. C'è di fianco un'autobotte parcheggiata all'ombra di acqua fresca e finalmente quando può bere ecco il piacere di ripristinare la pressione osmotica, dice Levi, grazie al fatto che appunto abbiamo interrotto una sofferenza. Vanno avanti tante esperienze anche molto divertenti. Simpson dice, guarda, non ti faccio provare questi nastri che sono quelli con la fascia nera perché sono stati registrati su persone con squilibri mentali, criminali, delinquenti. Beh, è una cosa meglio evitarla. È molto divertente perché si prova anche a trasformarsi in un'aquila, eccetera, eccetera. Ma vediamo come finisce il racconto. Prima però commentiamo sul fatto che cosa ci anticipa in questo racconto Levi. La realtà virtuale, non è altro che la realtà virtuale, quello che è il Torek, e quello che sta accadendo è che le grandi compagnie come Google, Facebook, eccetera, stanno investendo cifre colossali nello sviluppo della realtà virtuale per una ragione molto cinica. Dato che l'intelligenza artificiale è previsto che eliminerà un certo numero di professioni, soprattutto quelle di basso livello, perché potranno essere fatte molto meglio dalle macchine, molte persone si troveranno ad avere molto tempo libero. Come occupare questo tempo libero? Beh, nel XX secolo è stata la televisione, lo strumento per occupare il nostro tempo libero. Nel prossimo futuro sarà la realtà virtuale. Ecco quindi questo fenomeno, in cui possiamo immergerti in realtà completamente avvolgenti. Come termina il racconto? Leggiamo. Povero Simpson, temo che per lui sia finita. Dopo tanti anni di fedele servizio per la NATCA, l'ultima macchina NATCA lo ha sconfitto, proprio quella che gli avrebbe dovuto assicurare una vecchiaia varia e serena. Gli ha sacrificato tutto, le api, il lavoro, il sonno, la moglie, i libri.
Il toric non dà assuefazione, purtroppo. Ogni nastro può essere fruito infinite volte. Ed ogni volta la memoria genuina si spegne e si accende la memoria d'accatto che è incisa sul nastro stesso. Perciò Simpson non prova noia durante la fruizione, ma è oppresso da una noia vasta come il mare, pesante come il mondo, quando il nastro finisce. Allora non gli resta che infilarne un altro. È passato dalle 2 ore quotidiane che si era prefisso a 5, poi a 10, adesso 18 o 20. Senza toric sarebbe perduto, col toric è perduto ugualmente. In 6 mesi è invecchiato di 20 anni, è l'ombra di se stesso. S'avvia verso la morte, lo sa e non la teme. L'ha già sperimentata 6 volte in 6 registrazioni diverse, registrate su 6 dei nastri dalla fascia nera. Questo che conclude la raccolta Storie naturali non è un racconto, diciamo, se lo leggete è un racconto estremamente divertente, ma la sua conclusione è durissima ed è un messaggio molto chiaro, molto evidente. In tutti questi racconti, Levi in qualche modo ci dà un avvertimento. È consapevole del fatto che lo sviluppo delle tecnologie sta seguendo una crescita esponenziale. Le tecnologie che l'uomo ha cominciato a sviluppare quando da raccoglitore, cacciatore si è, diciamo, trasformato in agricoltore, si sono sviluppate in modo lentissimo. Se ci pensate, tra l'età del rame e l'età del bronzo, che per noi sono collocate là in periodo remoto, ci sono 3.000 anni. Per passare dall'età del bronzo all'età del rame ci sono voluti altri 2.000 anni, che è la stessa distanza che c'è tra noi e i 12 apostoli. Quindi lo sviluppo delle tecnologie per lunghissimo tempo e sono state lentissime. Poi con la rivoluzione industriale e nel secolo scorso in particolare è partito uno sviluppo molto rapido e ovviamente carico anche di interrogativi. Interrogativi, e vado a concludere, di cui Levi era assolutamente consapevole e in qualche misura alcuni dei suoi, diciamo, messaggi sono contenuti in quello che è il risvolto di copertina di Vizio di Forma, che non è firmato, ma gli esperti dicono essere, diciamo, fonte sua. Non lo voglio leggere tutto, ma alcuni passi sì, diciamo, nel giro di pochi anni, dice, quasi da un giorno all'altro ci siamo accorti che qualcosa di definitivo è successo o sta per succedere. Non c'è indice che non si sia impennato, dice Levi, la popolazione mondiale, il DDT nel grasso dei pinguini, l'anidride carbonica nell'atmosfera, il piombo nelle nostre vene. L'anidride carbonica nell'atmosfera nel 1971, ma non ne parlava nessuno. Quindi c'è una capacità di visione estremamente, cioè veramente impressionante. Levi comunque è positivo, diciamo, è ottimista, vuole credere nella possibilità, diciamo, dell'uomo. Dice, mentre nel mondo, metà del mondo attende ancora i benefici della tecnica, l'altra metà ha toccato il suolo lunare ed è intossicata dai rifiuti accumulati in pochi lustri. Ma non c'è scelta. All'Arcadia non si ritorna. Ancora dalla tecnica e solo da essa potrà venire la restaurazione dell'ordine planetario, l'emendamento del Vizio di Forma. In questi racconti si respira un'aria di tristezza non disperata, di diffidenza per il presente, e a un tempo di sostanziale confidenza per il futuro. L'uomo, fabbro di se stesso, inventore ed unico detentore della ragione, saprà fermarsi a tempo nel suo cammino verso l'Occidente. Grazie. Bene. Adesso diamo la parola, noi sappiamo che i libri di Levi sono stati tradotti in moltissime lingue ed hanno un suono veramente particolare, è impressionante sentire in quanti modi può essere detta una frase che noi conosciamo benissimo per averla letta nella nostra lingua tante volte. Oggi ci deve essere il dottor Piero Angela che introduceva dei ragazzi stranieri che vivono a Roma e che avrebbero letto alcuni brani del Potassio in 6 differenti linguaggi. Purtroppo si è ammalato, l'età tra qualche acciacco per il braccio e la febbre non gli ha permesso di essere qui, ma il professor Giorgio Cevasco, che è il vicepresidente della Società Chimica Italiana,
ci condurrà attraverso queste letture multilingua. I ragazzi spero che siano ci sono qui, quindi diamo inizio. Benissimo, prego. Grazie Angela. Innanzitutto vi porto i saluti di Piero Angela, che è dispiaciutissimo di non essere potuto essere qui oggi, ci teneva veramente tanto. E purtroppo, come ha detto Angela, ieri sera ha avuto un attacco febbrile e anche in conseguenza postume di una caduta abbastanza seria, braccio rotto, ancora ingessato, gli tolgono il gesso la settimana prossima, quindi claudicante, era una forzatura eccessiva, quindi gli dispiace enormemente, non può essere qui oggi. Mi sarebbe piaciuto che ci fosse, ovviamente, dico una cosa banale, scontata, ma con lui avevamo anche pensato di porre l'accento su alcuni elementi che uniscono Piero Angela a Primo Levi, non solo perché sono torinesi, questo è banale, però la loro natura torinese si riflette nella loro riservatezza. E invece volevo sottolineare due altri aspetti che legano Angela a Levi. Il primo, il papà di Piero Angela, Carlo Angela, era un medico che dirigeva una clinica psichiatrica a San Maurizio Canavese, vicino a Torino, e in questa clinica, durante la guerra, il periodo bellico, lui ha salvato numerosi ebrei, facendoli quindi salvandoli dalla tragedia che tutti conosciamo. Di questo Carlo Angela è morto nel 49, mi pare, ma di questo non si è saputo niente fin tanto che Anna Segre, alla fine del secolo scorso, ha parlato di questa attività di Carlo Angela. Quindi Carlo Angela è stato inserito nei Giusti tra le Nazioni, che è un riconoscimento che viene riservato a quelle persone non ebree che, a rischio della vita, senza guadagno e soltanto per altruismo, hanno salvato da morte sicura numerosi ebrei. E quindi Carlo Angela è stato riconosciuto giusto tra le nazioni. E questo è il primo elemento. Il secondo elemento è che Piero Angela ricordava che un certo scritto di Primo Levi parlava di lui. Ci siamo andati da fare io, Piero Angela e Massimo Polidoro, che è il suo delfino, per rintracciarlo. Ci sono riuscito ieri mattina, grazie al Centro di Studi Primo Levi, grazie a Daniela, che me l'ha fornito in tempo reale. Allora, questo è un articolo che Primo Levi ha pubblicato il 15 settembre dell'85 sulla Stampa di Torino. Poi è stato raccolto in Racconti e Saggi, pubblicato nell'86. Allora, in questo articolo Primo Levi paragona due libri, uno del 72 di Koestler, un autore ungherese, che è Le radici del caso, in cui questo autore sostiene il paranormale. L'altro libro esaminato da Levi è Il viaggio nel mondo del paranormale di Piero Angela, il quale naturalmente demoliva il paranormale, cominciando da Uri Geller, il famoso piegatore di cucchiaini. Bene, innanzitutto volevo sottolineare, se ci fosse stato Piero Angela mi avrebbe fatto molto più piacere, che Levi, parlando di Angela, lo definisce il dotto gentiluomo che tutti conoscono. E poi, più oltre nell'articolo, paragonando appunto questi due libri, lui dichiara: nella competizione darei per vincitore Angela, ma ai punti, perché Primo Levi, non che fosse sostenitore del paranormale, tutt'altro, abbiamo sentito, però ci sono, vai, qui adesso taglio perché ci sono tre oggetti nel suo museo personale di Levi, che sono una pallina di un mulino a palle, un frammento di quel filo smaltato che lui usava, che utilizzava nella sua fabbrica dove lui era direttore generale alla Siva, e che faceva quegli animaletti, quelle figure.
che ha una spirale particolarissima, e allora questo non se lo poteva spiegare Primo Levi. Bene, queste sarebbero state cose che mi avrebbe fatto molto piacere parlarne con Piero Angela, con la sua verve indiscutibile. Purtroppo non è stato così e mi dispiace molto. Allora, la lettura del potassio. Allora, il potassio è un racconto del sistema periodico che si riferisce al periodo in cui Primo Levi, siamo all'inizio del 41, finisce gli studi e quindi deve fare la tesi. Siamo nel 41, è un periodo cupo, perché sembra che il nazismo domini tutta l'Europa, soltanto la perfida Albione osa resistere. E quindi Levi descrive uno stato quasi comatoso, dove non c'era nemmeno la voglia di ribellarsi. Levi parla, la sua fuga era andare in montagna, prendere la bicicletta e andare a scalare le Alpi vicino a Torino. E non c'era ancora la coscienza di dover reagire. Lui però si doveva laureare, nel frattempo il padre era malato, quindi doveva darsi da fare per laurearsi e quindi contribuire al sostentamento della famiglia. Quindi chiede ovviamente a diversi professori dell'Università di Torino, dove era iscritto, di poter svolgere una tesi sperimentale, ma lui era ebreo. Lui si è iscritto a chimica nel 37, 38 l'anno delle sciagurate leggi razziali, chi era già iscritto poteva andare avanti, però è chiaro che c'era un'ostilità nei confronti degli studenti ebrei, quindi i professori che lui aveva avvicinato per chiedergli una tesi sperimentale, o per motivazioni varie, oppure esplicitando proprio il fatto che lui era ebreo, non gli concedono di fare la tesi. Una sera, tornando a casa in bicicletta nella nebbia, vede davanti a sé una figura che riconosce come in quello che era chiamato l'assistente di fisica, cioè un docente che faceva fisica agli studenti di chimica, esperienze laboratorio. Lo avvicina e gli chiede se può fare la tesi sperimentale con lui. L'assistente gli dice: vieni dietro. Inizia quindi questa, doveva in pratica fare delle misure di momenti dipolari su liquidi puri o miscele di liquidi puri, che per verificare se una certa fantomatica equazione di Usangen, mi pare che si chiamasse, valeva anche in queste condizioni. E il primo compito affidato a Levi era di purificare un certo numero di benzene, glicol, non lo so, non mi ricordo, però soprattutto il benzene era stato il primo compito assegnato allo studente Primo Levi. Allora, nei magazzini dell'Istituto di Fisica trova una bottiglia di benzene tecnico al 95% e quindi si mette a purificarlo facendo una distillazione, una prima distillazione normale, e in seguito deve effettuare una distillazione con un agente anidrificante, e sul libro c'è scritto che deve distillare col sodio. Io chiamerei i ragazzi a questo punto, i giovani che sono tutti qui di Roma, Tor Vergata, sono sei ragazzi che hanno nomi per me a volte impronunciabili, quindi mi limiterò a chiamare soltanto un solo nome. E allora a questo punto abbiamo, questo è l'unico nome che so dire bene, Giulia Romoli, che in tedesco ci leggerà una parte di questo racconto. Prego. Grazie. Destillieren ist schön, vor allem, weil es ein beschauliches, philosophisches und lautloses Geschäft ist, das einen zwar in Anspruch nimmt, aber einem dennoch Zeit lässt, an anderes zu denken, ähnlich wie das Radfahren. Des Weiteren, weil dabei eine Verwandlung vor sich geht, von Flüssigkeit zu unsichtbarem Dampf und von diesem erneut zu Flüssigkeit. Auf diesem doppelten Wege aber, von oben nach unten, entsteht das Reine. Ein zweideutiger, faszinierender Zustand,
der von der Chemie ausgeht und in weite Ferne führt. Und schließlich wird man sich beim Destillieren bewusst, dass man einen durch Jahrhunderte geheiligten Ritus nachvollzieht, gewissermaßen eine religiöse Handlung, bei der aus unvollkommener Materie das Wesen, der Geist und vor allem der gemütserheitende, herzabwärmende Alkohol gewonnen wird. Gut zwei Tage brauchte ich, um eine hinreichend reine Fraktion herzustellen. Ich hatte mich herzu, da ich mit offener Flamme arbeiten musste, freiwillig in ein verlassenes, leeres Zimmer im ersten Stock, fernab vom allen menschlichen Treiben, zurückgezogen. Grazie Giulia. Grazie. Larisa. Larisa ci leggerà in russo. Теперь мне предстоял заключительный этап – дистилляция с использованием натрия. Натрий – выродившийся металл. Можно даже сказать, металл лишь по названию, по своей химической классификации, а не в обычном понимании этого слова. Он не просто не твердый, он мягкий, как воск, и не блестящий. Вернее, он серебристо-белый, если хранится в строгом соблюдении всех мер предосторожности. Но стоит ему соприкоснуться с воздухом, он вмиг покрывается отвратительной шершавой кожурой. Столь же молниеносно он реагирует и с водой, всплывая над ее поверхностью, металл, который плавает в воде, приходя в неистовое движение и бурно освобождая водород. Перерыв весь факультет, я нашел десятки пузырьков с этикетками, как астальф на Луне, сотни мудреных составов, склянки, к которым, судя по осадку, оставшемуся от неизвестного содержимого, никто не прикасался на протяжении многих лет. Но натрия не нашел, зато обнаружил калий. Grazie, Larisa. Adesso, come si dice? Uilieni. Portoghese. O potássio é irmão gêmeo do sódio, por isso me apropriei dele e voltei à minha ermida. O potássio, como disse, é gêmeo do sódio, mas reage com o ar e a água, até com maior energia. É sabido de todos, eu também sabia, que em contato com a água não só libera hidrogênio, mas também se inflama. Tudo terminado. Quando todos os farrapos incandescentes se apagaram, fiquei em pé por alguns minutos, apático e como que aparvalhado, sem firmeza nos joelhos, contemplando os restos dos desastres, mas sem vê-los. Assim que recuperei o fôlego, fui ao andar de baixo e narrei o episódio ao assistente. Se é verdade que não há dor maior que na miséria recordar o tempo feliz, é igualmente verdade que evocar uma angústia com um ânimo tranquilo, sentado serenamente na escrivaninha, é fonte de profunda satisfação. Grazie, Nureli. Nureli. Nureli in cinese. 主教礼貌地注意听我说，但面带疑问，谁叫我去干这事儿呢？如此大张旗鼓的整流本，可以说算我活该。有些事儿就是会发生在那些只在圣殿前混混但不进去的人身上，但他没说什么重话，只是借机总是不太情愿地指出，一个空瓶子不可能着火，如果着火，里面一定不空，里面除了孔气外，一定还有苯蒸气。 但从没人见过本自己会烧起来，只有甲可能自燃，而我已取出全部甲。 Grazie. Grazie Nureli. E adesso spagnolo Lorena. Prego. Pero todo, yo contesté que sí, que todo, pero me entraron dudas. Volví a subir al lugar del incidente y encontré todavía por el suelo fragmentos de la redoma. Sobre uno de ellos, mirando con atención, se podía descubrir, aunque apenas visible, una manchita blanca. La traté con fenoftaleína. Era una base, era hidróxido de potasio. El culpable había sido descubierto. Un fragmento minúsculo de potasio debía haber quedado adherido al cristal de la redoma. Y eso había sido bastante para que reaccionase con el agua que le eché y para incendiar los vapores del benceno. El auxiliar me miraba con ojos divertidos y vagamente irónicos.
Mejor dejar de hacer una cosa que hacerla. Mejor reflexionar que actuar. Mejor su astrofísica, umbral de lo incognoscible, que mi química. Amasijo de malos olores, estallidos y pequeños misterios banales. Grazie Lorena e finiamo con Yoram. Yoram, ho sbagliato l'accento. Grazie a te. In ebraico, prego. Veinu ani hashavti al lechal shoneh. Arzibi konkreti yoter, peani sabur shechol himai militanti yohal leushro. Sheyesh lekoshosh min ahimat shave, hanitran himat shave leshalgan. Ahim nitran loa yakore davar. Min a lemaze ze, mina berech o behiruv, mina kamou kmo, mina o filu. Mikol ataklifim ve והתלעים הבדיהם עשויים להיות קטנים, ועם זאת להביא לתוצאות שונות בתכלית, כמו נקודות העיתוק במסילות. במלאכתו חייב הקימאי להימשר מפני הבדלים כאלה, להכיר אותם מקרוב, לחצות את תצאותם, ולא רק הקימאים. In questo pezzo ringraziamo tutti questi ragazzi per il loro entusiasmo con cui hanno accolto questa sfida, se vogliamo, come... In questo pezzo Primo Levi parla della distillazione come un momento particolare e descrive le colonnine di Vigreux graziose come trine e poi chiude sodio e potassio simili, non uguali, e di questo bisogna sempre stare attenti nel mestiere del chimico, ma non solo nel mestiere del chimico. Grazie. Okay, it's time to shift in English now because it's time for the award, and I will have with me the president of the German Society and Fabio Levi. Please. No, dopo quando gli diamo la cosa. Okay. Okay, we already have known that this prize is a joint award decided by the Italian and German Chemical Society for a scientist that has also some element in his life in favor of the humanity. This is a message that both the society wanted to give to all of you because it's a strong message in favor of ethics, of humanity, of tolerance, something that was absent in the past, in the obscure past of both country who belongs to the society. Then is a hope that the voice of the science and the chemistry can become more and more the voice of all of us to refuse the violence, refuse the war, and work in favor of the peace. The winner of the second edition of the Levi Award is Professor Vincenzo Balzani. Please. We will read the motivation of the prize. For having the pleasure to start with the German version. In Würdigung seines tiefen Interesses an den gesellschaftlichen Aspekten
und den ethischen Positionen von Wissenschaftlern und Wissenschaft sowie seiner intensiven Bemühungen um die Wissenschaft als Förderer einer friedlicheren, besseren Welt mit dem Ziel, Armut einzudämmen und Kriegen Einhalt zu gebieten. Als ein herausragender Wissenschaftler und beeindruckender Mentor war er stets ein Vorbild und eine Quelle der Inspiration für Generationen von Studierenden und Wissenschaftlern. Questo premio è stato dato al professor Balzani come riconoscimento per la sua profonda attenzione agli aspetti sociali della scienza e al comportamento etico degli scienziati e il forte impegno nel promuovere la scienza per un mondo migliore, per ridurre la povertà e fermare le guerre. Illustre scienziato ed eccezionale mentore, è stato un modello e una sorgente di ispirazione per molte generazioni di studenti e scienziati. As we decide when we decide the way to perform this prize, that there will be not a medal or something like that, but an object that was linked somewhere to the name of Primo Levi or to the name of the winner, the awardee. This time we decide to give as a prize to Vincenzo Balzani a picture of a famous photograph that reports Centaurus. You know that Primo Levi was always sensitive to join the brain with the hand. And this is so typical of the job of a chemist. But he used this principle also to work with some copper wires to perform sculptures. These are all around the world. He gave to France, then this sculpture has spread in the world. Now I think that are also in exhibition, collected in exhibition, but this is an original picture and it's so linked to the figure of Primo Levi, and it's also a symbol of the duality of the science, the duality of writer and chemistry, and the duality of the life that chemistry teaches so well that we have to perform through trial and error, then sometimes we have to go down and then sometimes we can go up. This is for you, Vincenzo. Thank you. Now I will ask Alberto Credi, because this now the second absent of today, the Professor Jean-Pierre Sauvage, the Nobel Prize of Chemistry 2016, was not able to take the plane yesterday because in France there was a big strike and there was no way to move from France to Rome. But he will be with us in a video with the Laudatio, Professor Balzani, that will be followed by the plenary of the professor. Just a few minutes to connect the computer with the
Buongiorno a tutti. Prima di parlare di Vincenzo. Ok, la grazie professor Sauvage, Vincenzo Balzano. Buongiorno a tutti. Prima di parlare di Vincenzo, vorrei dire qualche parole in italiano per ringraziare le persone che hanno organizzato questa bellissima cerimonia e per l'invito. Mi scusi per non essere a Roma, ma ieri ho avuto grossi problemi con l'aereo. Adesso devo parlare in inglese, scusi, ma sarà più facile per tutti. The Primo Levi Award was established to recognize outstanding achievements of chemists to the chemical sciences to the service of humanity who promote human rights and improve the dialogue between science and society, or at least chemistry and society. It would be difficult to find a person more appropriate than Vincenzo, taking into account the definition of the award. I would like to briefly mention three aspects of Vincenzo's merits related to science and research first, second, societal aspects of science, and third, teaching. I remember very well that when I was a young faculty interested in photochemistry and still working with Jean-Marie Lane in Strasbourg, I read the book
Photochemistry of coordination compounds that he had written with Professor Vittorio Caracitti and which was published in 1970, a great book. This authoritative book contributed enormously to arouse my curiosity for the field. And the second highly influential publication of Vincenzo and his associates was a discussion published in Science on solar energy conversion by water photodissociation. This article contributed to trigger the interest of many people for water splitting, which is still a very active field of research today. This field combines basic science and societal issues, since it is closely related to solar energy conversion. Vincenzo devoted a large fraction of his scientific career to the photochemistry of transition metal complexes, and with his group, he contributed in a magisterial fashion to this very important area. The second research topic that Vincenzo tackled is that of molecular machines and molecular motors. Here again, his contributions are considered as exceptionally important. The publications of his team contributed to attract a large number of research teams nowadays working on molecular machines. I would like to say that my research team has been very, very fortunate to collaborate with Vincenzo's laboratory. This collaboration has been extremely successful in all respects, science, friendship, and cross-fertilization of skills and ideas between Bologna and Strasbourg. The second point I would briefly like to discuss is the interest of Vincenzo for the societal aspects of science and for the ethical behavior of scientists, considering as essential the promotion of science for peace and at the service of mankind. Reducing poverty and trying to reduce or stop wars is indeed a very noble project which has always motivated Vincenzo at the highest level. The book he wrote with Nicola Amarolli, entitled Energy for a Sustainable World, was a stirring advocacy of sustainability and preservation of the planet. His ideas have also been illustrated in other books, such as the famous volume entitled Molecular Devices and Machines, Concepts and Perspectives for the Nanoworld, written in association with Alberto Credi and Margherita Venturi. Finally, Vincenzo is a great mentor, always available and happy to interact with his young collaborators and to listen to them. I believe that rather than being a classical supervisor, he has always been a friend to them and to all of them. It has been important for him to teach how to become a good researcher and thus promoting curiosity, enthusiasm, creativity. And this not so common behavior has been recognized in the most visible and striking manner in 2013, when he was awarded a very prestigious prize for mentoring named Nature Mentor Award. To conclude, I would like to say that I feel very honored
by the invitation to be part of this award ceremony, even though I'm not physically present, but my thoughts are with you, no doubt. I very sincerely thank Vincenzo for his faithful friendship. In this respect, I am happy that I could say a few words to compliment Vincenzo and to tell him and the member of this audience that, like many, many other people, I admire him for the various aspects of his personality, including his outstanding research, his ethical and societal concerns, and his behavior with younger scientists. I would like to add that Jean-Marie Lane, who is a very close friend of Vincenzo and also a very close friend to me, specifically asked me yesterday to forward his warmest congratulations to Vincenzo. Thank you for listening. Thank you.